L'avventura del restare, la fatica, l'asprezza, la bellezza, l'etica della restanza. Non è meno decisiva e fondante dell'avventura del viaggiare. Le due avventure sono complementari, vanno colte e narrate insieme. Dove abbiamo la cella dei formaggi freschi soprattutto e qualche stagionato. Finito l'alberghiero sono uscito di casa e sono andato a vivere a Sirmione, dove lavoravo in un ristorante stellato e ci ho lavorato per 4 anni. Dopodiché ho chiesto una mano al mio chef, gli ho detto che volevo cambiare, volevo fare altre esperienze, andare all'estero e ha accettato ben volentieri questo cambiamento e mi ha aiutato dandomi due possibilità, o l'Inghilterra o l'Asia. E in Asia a Singapore e io ho accettato Singapore, sono andato il più lontano possibile. Dopo il terzo anno che ero lì abbiamo preso la stella Michelin, ho fatto un altro anno con loro e dopo il quarto anno che ero lì i miei genitori qua in Italia stavano affrontando questo percorso, questo progetto, allora mi sono detto proviamo a crearli i prodotti di alta qualità invece che di lavorarli, perché la mise en place di una cucina incomincia dalla terra, dai produttori, non dai prodotti che arrivano in cucina. E allora da lì ho provato a cambiare. Grazie al progetto Valli Resilienti e a delle cooperative della Val Trompia abbiamo creato un progetto, una giornata dedicata a far vedere la lavorazione del formaggio e qual è la vita e la giornata tipo di una malga, diciamo, di una fattoria, e la gente vede qualcosa di diverso, fa una camminata insieme agli animali, vedono come gli animali si muovono, ad avere rispetto per gli animali. E dopodiché, dopo aver fatto questa passeggiata, facciamo una degustazione nel fienile e offriamo della polenta taragna fatta col formaggio di capra, visto che sicuramente sarà la prima volta per tutti che l'assaggiano, e della carne alla griglia. Sono Michele Bordiga, sono di Pontecaffaro, ci troviamo nel nostro ristorante, si chiama Keller L'Osteria, situato in un borgo medievale, sempre a Pontecaffaro, provincia di Brescia. No, io ho fatto la scuola alberghiera a Tione, poi ho cominciato a fare le stagioni sul Garda, mi sono spostato in Alto Adige, ho fatto qualche esperienza in Germania, poi sono ritornato in Alto Adige, e passati 15-16 anni ho voluto ritornare nel mio paese perché la cucina altoatesina ciò che insegna è proprio curare il prodotto primo, la materia prima del posto. Qui le possibilità le abbiamo, i posti belli ci sono, perché non provare a sfruttarli? Secondo me è giusto che si vada a fare esperienze all'esterno del paese per vedere, per capire come funziona, per parlare con altra gente, confrontarsi con altra gente, soprattutto imparare anche cose che rimanendo in un paese, diciamo, della valle piccolo non puoi capire, non puoi neanche apprezzare. Detto questo, secondo me non bisogna mai dimenticare le origini.
Quindi è bello ritornare, portare l'esperienza, la sapienza e farla vedere e offrirla anche agli altri. Siamo in Alta Valle Trompi e in Alta Valle Sabbia, che sono i luoghi di progetto del progetto Valli Resilienti, dove siamo andati alla scoperta, insieme ad Italia che Cambia, di piccole realtà, aziende agricole, strutture ricettive, associazioni, dove è presente con forza il ricambio generazionale. Il ricambio generazionale è inteso come un passaggio di consegne tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni per la promozione e la protezione dei nostri territori. Questo negozio esiste da 15 anni e sono subentrato a una cooperativa. Come scelta nostra è quella di cercare di tenere i clienti e comunque tenere i nostri concittadini qui in zona, evitare il viaggio per scendere lungo la valle e quindi marginiamo poco. Mio figlio è entrato in attività finita la scuola, praticamente ha provato a cercare lavoro. Era un momento di crisi generale, quindi ho fatto la scelta di portarlo qua in negozio per darmi una mano. Col tempo è iniziato a piacergli adesso a distanza di 9 anni è ancora qua con me e ha portato un po' di innovazione. Preferisco un paese piccolo con pochi abitanti dove tutti si conoscono che le grandi città. Facciamo questo servizio di consegna a domicilio che abbiamo introdotto da poco tempo. Infatti dove ci sono persone anziane o che comunque non riescono a poter fare la spesa o non hanno nessuno che le porta a fare la spesa, noi offriamo questo servizio gratuitamente. Abbiamo deciso di aderire al servizio Linfa appunto perché cerchiamo comunque di stare al passo con i tempi. Noi cerchiamo comunque di dare alla gente più servizi, oltre alle consegne a domicilio, ma anche al ritiro di farmaci nel nostro negozio e altre attività che comunque verranno fatte tramite Linfa. Sono il fondatore dell'azienda agricola Turrini, nata 12 anni fa. E un anno fa abbiamo pensato di dare l'azienda a intestarla a mio figlio. Siccome il figlio ha espresso questa passione, ho pensato di dargli questa possibilità. Anzi, sono stato molto contento di poter dargli questa possibilità. E perciò da 2 mesi il titolare dell'azienda adesso è mio figlio Matteo e io sono diventato il coadiuvante di mio figlio. Ho sempre voluto lavorare nel verde, anche se i miei studi sono stati altri, però ho sempre avuto un po' la passione per questo lavoro e quindi ho deciso di lavorare con mio papà. Allora la nostra azienda agricola fa parte anche di un altro progetto che è Rebecco Farm. Allora, la nostra azienda agricola è capofila del progetto. Rebecco Farm sarebbe il nuovo centro di valorizzazione e sviluppo della cultura rurale del territorio che comprende varie parti. Per prima abbiamo creato una rete di imprese agricole in cui fanno parte 5 aziende agricole del posto. È la prima rete di imprese agricole soggetto in Italia. Tutte queste aziende, strutture, rientrano nell'ambito del circuito delle valli accoglienti solidali, un circuito che abbiamo creato in questi 3 anni di progetto Valli Resilienti, un circuito in cui si cerca di unire, mettere in rete le varie realtà che compongono il nostro territorio per collaborare nell'obiettivo di promuovere le alte valli Trompi e Sabbia in senso turistico, un turismo che un tempo non c'era e che quindi vogliamo riattivare però in modo sostenibile e solidale, quindi con la collaborazione di cooperative sociali piuttosto che di piccole aziende agricole e di piccole realtà, quindi non puntando tanto sul turismo di massa ma su un turismo slow, green e sostenibile.
Benvenuti al Parco delle Fucine, questo è un parco di 6 ettari, è un parco con entrata gratuita, con l'aiuto di tantissimi volontari. Oggi siamo 80 volontari che vengono da tutta la provincia di Brescia. Abbiamo creato questo parco di 6 ettari con 6.000 metri di vie attrezzate o ferrate, come vogliamo chiamarle. Abbiamo 4 ponti tibetani, abbiamo un parco bimbi dedicato a loro dai 4 ai 10 anni, abbiamo questi stupendi laghetti che vedete qui alle mie spalle, abbiamo 2 chioschi con noleggio attrezzatura gestito da ragazzi. Ragazzi, abbiamo deciso di prendere dei ragazzi senza reddito, dai 19 ai 21 anni, che ci aiutano. Il gruppo delle Ferrate di Casto è un gruppo molto unito e quindi noi non siamo mai da soli, perché per ogni dubbio o problema possiamo contare su qualcuno più grande, più esperto, e quindi siamo tutti, ci aiutano comunque. Siamo sul Monte Maniva. Il Monte Maniva è l'incontro di tre realtà, di tre valli significative, che sono la Valle Sabbia, la Valle Trompi e la Valle Camonica. Cioè, dove qui sopra percepisci, hai lo sguardo sulle tre realtà significative, che sono storia, architettura, presenza, comunità, carnevale, sorriso, inciampo. Qui, da qui domini veramente la valle, domini le tre valli. E sono contento di essere qui perché è un punto davvero più elevato, è il punto dello sguardo. E secondo me un viaggiatore deve avere lo sguardo generale sulle cose. Allora, Rambaldini Manuela, cuoca dell'albergo d'Osso Alto insieme a mia mamma. Veramente lei è la cuoca, io affianco la mia mamma. Ho deciso di tornare dove sono cresciuto, perché diciamo, mi sentivo non obbligato, però essendo nato qui alla fine ti senti parte del territorio. Negli ultimi anni diciamo, ci siamo non convertiti, però abbiamo creduto anche in altre attività. Per esempio, è da 3 anni questa parte, abbiamo aperto questo noleggio di bike. Qua è tutto da scoprire, veramente c'è tanto da valorizzare, dalla produzione del formaggio per il nostro anno Valtrompio, o anche noi, essendo su un confine di un valico, siamo molto vicini alla Val, siamo praticamente confinanti con la Val Sabbia, dove c'è la produzione del bagos. Abbiamo partecipato anche a un progetto, un laboratorio organizzato dalle valli resilienti, della comunità montane. Praticamente in questo laboratorio abbiamo prima di tutto creato dei menu stagionali, cercato di creare, e poi abbiamo, nella seconda giornata, abbiamo scelto dei piatti. Comunque abbiamo fatto 16 piatti, si è rotto un po' il ghiaccio, poi adesso abbiamo creato anche un gruppo, quindi poi nascono altre idee, bello, è stata una cosa importante. Allora, io sono Esther Colotti, sono educatrice della cooperativa COGES, con un ruolo di coordinamento per quanto riguarda il progetto LABIS. Sono una dipendente della cooperativa sociale COGES, che è una cooperativa che da più di 25 anni si occupa dei servizi rivolti alle persone disabili. Ci troviamo proprio nel territorio dove il progetto attivare di Fondazione Cariplo vuole dare nuova linfa ai propri territori, vuole evitare lo spopolamento, quindi vengono attivate una serie di azioni, appunto, per creare una comunità appartenente al proprio territorio. La prima fase di avvio di sperimentazione è nata appunto nel 2015 con l'apertura stagionale del Coges Bar all'Avenone. Successivamente c'è stata la possibilità di rispondere a un bisogno di continuità, quindi abbiamo avuto modo di aprire una sede invernale sempre come bar solidale all'Avenone, e nel 2016 ci sono state altre aperture commerciali solidale. Abbiamo avuto l'apertura dell'ostello sociale Borgovenno, sempre all'Avenone, e invece un altro punto commerciale solidale in Bassavalle a Serle.
Credo fortemente che il progetto Attivare sia riuscito a dare uno stimolo nuovo di pensiero, di vivere il proprio territorio, nel senso che grazie al presidio territoriale del bar si ha la possibilità di dare un supporto forte ai giovani. Infatti la maggior parte anche dei dipendenti della cooperativa Coge sono di età molto giovanile e quindi è una rinascita di aggregazione molto forte.